appena costituito con un proprio sito che sarà attivo a breve. In realtà il nostro gruppo si era già, diciamo, informalmente costituito come gruppo di compagna diretti al PRC, ma critici e politicamente omogenei su contenuti e prospettive, a partire da una nostra iniziativa del 2014 intitolata L'insostenibile assenza di una sinistra di classe, mirante a individuare le ragioni della debolezza delle forze organizzate dei comunisti e della sinistra post-89, che noi individuavamo in una subalternità ideologica all'avversario di classe, che si esprimeva e ahimè si esprime tuttora nella riproposizione a geometrie variabili di sommatorie, di sigle, di vertenze, di conflitti parziali, senza però un'analisi, una prospettiva organica adeguata all'odierno scontro di classe. Una subalternità ideologica di fondo, quindi, no? Che noi individuavamo altresì nella dicotomia tra teoria e prassi e soprattutto nell'assenza di un adeguato approfondimento ideologico necessario per una riattualizzazione dell'impianto teorico, ideologico, pratico dei comunisti e per la riproposizione del, di quello che noi chiamiamo, socialismo scientifico per il XXI secolo. È con questo intendimento che aderimmo prima alla piattaforma Comincia Adesso e che poi siamo stati tra i promotori del percorso di costruire PC, di cui ci convinceva l'assunto di base, e cioè il riconoscimento del fallimento delle esperienze organizzate dei comunisti della sinistra post-89, stante però i riproporsi di, diciamo, vecchie logiche e dinamiche residuali, a nostro modesto avviso, oltre che lontane dalla pratica fondamentale del centralismo democratico, abbiamo preso atto dell'inconsistenza dell'obiettivo e di questo ennesimo tentativo e abbiamo deciso, perché poi abbiamo la testa dura e non ci scoraggiamo facilmente, di costituire questo gruppo per poter ancora da lì, in mare aperto, diciamo, contribuire al fatioso e impervio percorso di ricomposizione di una forza organizzata dei comunisti e della sinistra, di cui si sente, diciamo, la mancanza adeguata alla fase dell'odierno scontro di classe. Sì, perché l'attacco alla Costituzione, operato nel tentativo, per fortuna respinto e sconfitto, della riforma Boschi, altro non è che scontro di classe, un attacco scatenato dal capitale nazionale e sovranazionale dell'Unione Europea al carattere antifascista, democratico e sociale, cioè quella democrazia sociale progressiva di cui attiene la memoria, della nostra Costituzione. Certamente l'attacco alla Costituzione rappresenta, diciamo, un continuum dal 48, dal giorno dopo la sua promulgazione ad oggi, ai nostri giorni, quando a partire dalla revisione dell'articolo 81, cioè l'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione, si è assistito ad una nuova accelerazione delle politiche neoliberiste, supportata fra l'altro, lo ricordava Mario poco fa, da tutto il fronte dell'ideologia dominante, intellettuali, giornalisti cosiddetti embedded, impegnati ad occultare il conflitto socio-economico che si è, diciamo, accentuato con la crisi, che attraversa l'intera società e il mondo del lavoro, impegnati quindi a supportare il tentativo autoritario e fascistoide di costruire un sistema costituzionale coerente entro il quale giustificare il graduale smantellamento del welfare e tutte le conquiste della sinistra. Tentativo spacciato come necessario per la tenuta economica da una parte e addirittura diciamo conveniente per gli stessi lavoratori. Quindi abbiamo detto un continuum, no, di attacco dal 48 ad oggi. Tuttavia in questo continuum c'è però un punto di svolta, di discontinuità, di rimente. E questo avviene quando, alla fine degli anni 80, nel contesto radicalmente mutato dalla fine della Guerra Fredda e dal crollo dell'URSS, il percorso di integrazione europea conosce la sua grande accelerazione, tutta nel segno del capitalismo ultraliberista, delle privatizzazioni, liberalizzazioni, l'antistatalismo è rimesso a nuovo grazie all'avanzata sul piano internazionale del monetarismo, insomma il cambio di fase del capitalismo neoliberista, che appunto si afferma dopo l'89 anche sul piano ideologico, che non è, diciamo, da sottovalutare, perché appunto la questione del controllo ideologico dei media oggi e quindi delle nuove dinamiche di formazione del consenso è fondamentale. Dicevo, si afferma anche sul piano ideologico sulla scorta delle tesi del libro La fine della storia di Francis Fukuyama,
dove si propugna la superiorità del sistema occidentale neocapitalista rispetto a modelli di sviluppo alternativi alla primazia dell'economia finanziarizzata sulla politica e sui vincoli nazionali, e la primazia della società virtualizzata e aperta su qualsivoglia retaggio alternativo basato sul conflitto capitale-lavoro, definito sempre comunque fuori dalla storia. Fukuyama indicava nel consumatore disperante globalizzato l'attore unificato nell'ambito delle dinamiche di espansione illimitate dopo l'89. L'alter ego ideologico di tale concezione, e questo lo vorrei sottolineare per poi collegarmi dopo a questo discorso, si ritroverà poi a sinistra nella visione proposta per esempio da Toby Neri, la concezione dell'impero, indicante nell'atomizzata moltitudine desiderante globalizzata il nuovo attore politico rivoluzionario. Una visione basata sull'antropologia del desiderio, sulla dissoluzione del soggetto e quindi sulla, diciamo, dissoluzione delle organizzazioni e dei partiti di classe, di massa, e sul nemico non più individuato nel capitalismo come luogo dell'alienazione universale, ma nel potere in sé, e poi fra l'altro il potere pure diffuso, cioè scompare il palazzo d'inverno, no? Non si sa più dov'è questo potere, diciamo un po' in barba a, diciamo, quell'imperativo categorico che ricordo da Gramsci, appunto, essere l'unico imperativo categorico lasciato da Marx, no? Proletari in tutto il mondo. Quindi è in questo contesto materiale e ideologico che si inserisce e si rende possibile l'accelerazione del processo di integrazione europea. Questo è un punto che vorrei appunto fosse chiaro, anche perché si parla di una controriforma veicolata dal capitale nazionale e sovranazionale dell'UE, no? Per il quale le costituzioni antifasciste democratiche e gli assetti istituzionali così definiti rappresentano ostacoli da battere. Okay? Prima il processo di integrazione europea era avvenuto un mucchio di contraddizioni, perché comunque c'era il mondo era diviso in blocchi, c'erano partiti di massa molto forti, okay? E poi c'erano gli stati nazionali ancora contavano, per cui c'era la Francia, insomma era critica sul processo di integrazione europea. Comunque, ecco, aveva le sue belle contraddizioni. Poi, con, diciamo, il cambio di fase del capitalismo e irrompe nella scena il ruolo compressore neoliberista, quello uscito dalla scuola di Chicago Boys, no? Il cui primo esperimento fra l'altro fu il colpo di Stato in Cile, no? Arriva e spiana veramente tutto. E questo avviene in assenza ormai di forti organizzazioni di classe, perché si palesa la crisi della sinistra comunista e socialista, successiva al crollo del comunismo sovietico, e in presenza di una pressoché totale, come dire, di un pressoché totale sfaldamento, smarrimento direi, delle residue forze che avrebbero dovuto rifondare il comunismo, che palesano a quel punto i limiti di cui dicevo all'inizio, assumendo categorie d'analisi, appunto, no? La teoria dell'impero, le moltitudini desideranti e pratiche di militanza e d'azione, secondo noi, estranee al baraglio teorico pratico del movimento operaio, dal quale anzi si cerca anche di prendere le distanze, rivolgendosi alle più diverse disparate teorie, appunto. Quindi l'attacco alla Costituzione, portato avanti appunto invece nei decenni precedenti, si era, come dire, si era palesato più come un attacco di tipo eversivo, cioè non direttamente dentro l'istituzione, ma più di tipo eversivo, bloccato a costo di grandi lotti e sacrifici dai partiti del movimento operaio, e anzi si può parlare in quegli anni di un processo progressivo di espansione della democrazia, no? Ove rapporti di forza più favorevoli alle organizzazioni del movimento operaio riescono a innescare un processo di inveramento del carattere di democrazia sociale progressiva nella società e nei luoghi di lavoro, pensiamo agli statuti dei lavoratori. Quindi agli attacchi contro la Costituzione facevano da contrattare le grandi organizzazioni di classe sia sul piano nazionale che sul piano internazionale. Occorre dunque a questo punto, se si parla di partire dalla Costituzione, riflettere sullo stato di salute che i principi fondamentali della Costituzione, che sono l'antifascismo, la democrazia sociale progressiva, ma anche il centralismo democratico, perché comunque, come dire, la grande operazione di Togliatti fu quella di trasferire nella Costituzione il centralismo democratico, il lavoro e la pace, chiedersi lo stato di salute di questi concetti fondamentali nelle formazioni di sinistra anche comuniste.
Io parto da, diciamo molto schematicamente, però, dalla questione dell'antifascismo e parto da, come dire, da una frase di Gramsci dell'Ordine Nuovo, va bene? Che dice: il fascismo, ma insomma la conoscerete di sicuro, il fascismo si è presentato come l'antipartito, ha aperto le porte a tutti i candidati, ha dato modo ad una moltitudine incomposta di coprire con una vernice di idealità politiche vaghe e nebulose lo straripare selvaggio delle posizioni, delle passioni, scusate, dei voti. Il fascismo è divenuto così un fatto di costume, si è identificato con la psicologia antisociale di alcuni strati del popolo italiano. Ora io dico, siamo in presenza della più grande crisi strutturale del capitalismo. Ecco, la categoria della rivoluzione passiva, della mobilitazione reazionaria di massa, nelle fasi di crisi del capitalismo, necessita assolutamente di essere nuovamente utilizzata per capire le dinamiche odierne e per far sì che il carattere antifascista della Costituzione diventi nuovamente operante. In una fase come quella odierna, caratterizzata dal restringimento degli spazi di democrazia nei luoghi di lavoro e nella società e dal processo di fascistizzazione non solo nel nostro paese ma su scala europea. E io credo che su questo punto bisognerebbe a sinistra, ma anche come comunisti, riflettere molto. E appunto se si parla di come ripartire dalla Costituzione, no? Ciò è tanto più vero se penso poi ai fenomeni che riguardano la riduzione dei partiti e movimenti politici a fenomeni che diciamo poco hanno a che fare con l'esigenza di democratizzazione invece dei lavoratori. Partiti e movimenti politici sempre più leaderistici e verticistici anche quando ammantati dalla democrazia internetaria. Partiti e movimenti politici forti invece occorrono, che fanno del partito del principio del centralismo democratico il principio di auto-organizzazione. Ecco, queste direi che possono essere le uniche vere e proprie gambe per cui la nostra carta costituzionale possa imperare i suoi principi. Partecipazione democratica e popolare vera che può avvenire solo attraverso il meccanismo del centralismo democratico nell'ambito di un recupero della sovranità popolare, popolare dunque e non solo nazionale. Anche qui la sinistra dovrebbe, e i comunisti anche, dovrebbero evitare di scadere in un ingenuo sovranismo nazionalistico, cioè la sovranità nazionale come ambito per il recupero della sovranità popolare, no? Per, come dire, una forte politica a difesa dei diritti dei lavoratori. Questo, no? Il fatto che comunque il rullo compressore neoliberista abbia spianato anche le, diciamo, autonomie nazionali non, come dire, ci deve far distinguere una cosa dall'altra, sovranità popolare da quella nazionale, che comunque occorre recuperarla, ma in questa chiave. E poi infine, a fronte di un attacco di tale entità da parte del capitale nazionale e sovranazionale, la questione di un nuovo internazionalismo del lavoro mi sembrerebbe centrale per inverare anche i diritti dei lavoratori e quindi ciò che ci dice la Costituzione. Insieme a quella, all'altro punto centrale a mio avviso, della lotta per l'introduzione di controlli sui movimenti di capitale da e verso quei paesi che con le loro politiche di dumping sociale alimentano gli squilibri fra paesi. Come ha detto a questo proposito Emiliano Brancaccio, mentre le destre guadagnano consensi con la proposta retriva di arrestare gli immigrati, le sinistre dovrebbero contrapporsi ad esse proponendo di arrestare i capitali che con le loro continue scorrerie internazionali alimentano la gara al ribasso dei salari e dei diritti. E infine la battaglia per il rispetto dell'articolo 11, ma insomma Maglio insomma, ne ha parlato credo lungamente. Comunque volevo allora ricordare la pericolosa tentata modifica dell'articolo 78 che avrebbe lasciato alla sola Camera dei Deputati la deliberazione a maggioranza assoluta sulla guerra, estromettendo un Senato che, sebbene ridimensionato e rappresentava solo le autonomie territoriali, avrebbe comunque continuato ad avere alcune prerogative, leggi di revisione costituzionale, trattati comunitari, due giudici costituzionali, elezione del Presidente della Repubblica, ma non più sulla questione della pace e della guerra, no? Insomma, ripartire dalla Costituzione, quindi da un fronte del no, va bene. Io per conto mio penso che dovremmo, come dire, proporre un fronte che abbia questo tipo di caratteristiche, che sono le caratteristiche fondamentali della nostra Costituzione, cioè quindi un fronte antifascista,
popolare, riferimento alla questione della solidarietà popolare nazionale, per l'internazionalismo del lavoro. E allora mi fermo qui.